Nessuna inerzia da parte del comune riguardo la situazione che si sta prefigurando intorno a Teate Servizi. A sottolinearlo è il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dopo la bocciatura da parte del liquidatore dimissionario Luca Diorio. Lo stesso ha provveduto a inviare il dossier Teate Servizi alla Procura della Repubblica di Chieti, alla Procura della Corte dei Conti, al prefetto e commissario giudiziale, al collegio sindacale e ai vertici del comune. Io come sindaco non potevo all'ultima assemblea di Teate Servizi prendere la responsabilità personale, quindi non politica, non avendo dietro l'assenso degli uffici amministrativi, non potevo prendermi la responsabilità personale di dare ulteriore seguito al piano concordatario, perché ci sono responsabilità amministrative, giuridiche ed erariali che cadrebbero solamente sulla mia persona. Dopo l'incontro tra i soci di Teate Servizi si è deciso di aggiornare la seduta al 12 giugno, quando Diorio dovrà scegliere il nodo relativo al ritiro o meno delle dimissioni. Questo puntare l'indice contro il comune, nonostante tutto quello che abbiamo finora fatto per Teate Servizi e che siamo ancora in grado di poter fare, basta pensare alla delibera della gara a doppio oggetto che vorremmo portare in consiglio comunale per risolvere, alienare, affidare i servizi cimiteriali e i servizio dei parcheggi ad esterni o a Chieti Solidale, dimostra che non siamo assolutamente rimasti inerti. A me dispiace l'atteggiamento sempre polemico del dottor Diorio, ma rigetto assolutamente le sue accuse di inerzia.